Buongiorno a tutti, bentornati e benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è lunedì 5 febbraio 2018, bentornati a tutti quanti. Sono le 12 e mezza, ormai eccoci qui in diretta. E oggi vi facciamo conoscere una nuova realtà che anche noi abbiamo conosciuto da poco e siamo già però molto felici di averla conosciuta. Ve l'avevo detto, spesso e volentieri si parla poco di giovani, intesi di studenti, di ragazzi, quelli prima dell'università. Non dimentichiamo che insomma, a volte la parola giovane viene un po' troppo abusata, allargata, no? E va a finire che anche uno come me rischia di essere definito ancora giovane, quindi insomma qualcosa non quadra in questo paese. E allora andiamo a parlare veramente di quelli che giovani sono e giovani rimangono e giovani vogliono essere, hanno appunto anche delle istanze da portare. Beh, ci sono delle associazioni a Milano che portano avanti appunto il pensiero e le istanze di questi gruppi. Una di queste è Milano Attiva e oggi qua abbiamo ospiti il presidente Federico Bedori, Ciao a tutti, buongiorno buongiorno. Federico, ed il tesoriere, quindi insomma quello che poi, infatti, serio e colloquialino, Antonio Sartori, che è appunto il Ciao, tesoriere di ciao, Milano buongiorno a tutti. Attiva. Tra parentesi, è quello che nessuno mai vuole fare, il tesoriere di un'associazione, si sa, Vedi, no? però io E tu l'hai voluto sul fare. modello di Cappato L'hai mi voluto sono preso fare, questa responsabilità. ecco. Beh, abbiamo la stessa fortuna politica anche, insomma, come Speriamo, dire. Perché speriamo. appunto anche di politica voi vi occupate, soprattutto di politica, senza però, lo dico già, essere da una parte o dall'altra, diciamo. Esatto, Ma spiegatemi certo. bene voi che cos'è Milano Attiva e come funziona. Allora, Milano Attiva sostanzialmente è un'associazione apartitica, come hai detto giustamente, e si occupa di giovani, si occupa di scuole, nel particolare di licei della zona milanese, sull'esempio di FDS. Istituti tecnici e Sì, licei, certo, professionali. istituti, comunque quella fascia lì, sul modello di FDS, Federazione degli Studenti, che appunto aveva come obiettivi quelli dell'informazione, un'informazione che sia il più possibile appunto apartitica e ideologica, quindi permettere agli studenti, dare agli studenti i mezzi per crearsi da sé la propria idea, e l'altro obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi alla politica, sempre con le stesse, diciamo, modalità. Oltre considerando il creare una rete studentesca, quindi unire i rappresentanti di istituto sotto un unico tavolo, sì, abbiamo la consulta provinciale, ma ahimè, nelle grandi città questa non riesce a lavorare bene. Perché trovandoci così tante persone, così tanti ragazzi con differenti ideologie politiche, perché alla fine la politica entra anche all'interno della consulta provinciale, non si riesce a lavorare bene e non si riescono a combattere i veri problemi che uno studente ha ai livelli del liceo, dell'istituto tecnico professionale. Appunto, dicevi, la consulta non riesce a lavorare bene. Cosa intendi adesso? Non voglio sapere cosa non si riesce, cosa non riescono a fare loro, no? Quando intendi appunto a lavorare con il liceo, cioè che cosa è? Qual è il lavoro che voi vorreste fare? Noi ci siamo fissati un obiettivo, cioè come prima diceva Antonio, quello di dare la possibilità ai ragazzi di farsi un'informazione pulita e il più possibile apartitica, quindi non indirizzando nessun ragazzo su devi essere di sinistra, devi essere di destra. Noi organizziamo assemblee, organizziamo eventi culturali, come abbiamo già fatto al Beccaria con Medici Senza Frontiere. E Sì, continuando. anche dibattiti, per esempio noi adesso il 23 febbraio abbiamo in programma un dibattito elettorale. Ah, spiegaci, il 23 febbraio Sì, avete organizzato voi un dibattito abbiamo organizzato, elettorale. esatto, un dibattito Ok, come funzionerà? elettorale. Ci saranno gli esponenti, alcuni insomma degli esponenti dei partiti che corrono per la regione, e ci sarà quindi il PD, Liberi 5 Uguali, 5 Stelle, Stelle, centrodestra, destra, diciamo, allargato probabilmente tutta la Lega. coalizione. Chiaramente mediato da una giornalista, e appunto organizzeremo questo dibattito elettorale e Sì. sarà in una scuola appunto per dare questo senso, questo significato di inclusione nei confronti anche della nostra fascia d'età che spesso è dimenticata e come abbiamo detto appunto inviteremo vari esponenti diversi appunto perché è importante secondo noi non schierarsi, cioè permettere ai ragazzi di schierarsi secondo quelle che sono poi le loro idee.
Come si fa a fare politica senza schierarvi voi, ed essendo, cioè rimanendo equidistanti e da partitici? Il bello della nostra associazione è che all'interno ognuno di noi segue una sua propria ideologia, segue chi un partito, chi un movimento e così via dicendo, però essendo all'interno dell'associazione così eterogenei riusciamo a lavorare in modo pulito e tenendo la nostra... il nostro essere apartitico, sì, in modo che... splendido. Per il momento stiamo lavorando veramente bene. Diciamo che lavoriamo per il conseguimento più della partecipazione, ecco, della politica intesa come inclusione, come partecipazione, non tanto come adesione a un partito. Ecco, diciate appunto che il 3 febbraio avete questo importante appuntamento, però nelle scuole entrate spesso con anche dei corsi, delle lezioni, come funziona in quel caso? Esatto, in questo periodo qua stanno iniziando le cogestioni all'interno delle scuole, altre scuole le hanno già finite. Noi abbiamo creato vari format da portare all'interno delle cogestioni, come dopo i fatti del liceo Parini noi ci eravamo schierati in prima persona subito denunciando quanto accaduto. Adesso noi insieme all'AMPI, insieme al presidente provinciale Cenati, stiamo lavorando all'interno di ogni singola scuola, 13 scuole abbiamo portato l'AMPI all'interno delle cogestioni per parlare di quello che è l'antifascismo e della preoccupazione che c'è sul ritorno delle estreme destre. Sì, ecco, poi anche al di là di questo, come abbiamo detto, la nostra associazione funge anche da rete, no, fra gli studenti, per cui in un periodo come questo di cogestioni, di autogestioni, noi siamo utili alle varie scuole per fornire io anche i vari relatori, per scambiarseli fra le varie scuole e togliere un po' questo compito che da ex rappresentante di istituto garantisco è abbastanza gravoso e complesso. Ecco. Avete parlato appunto delle lezioni, il 3 febbraio farete un dibattito, è notizia di questi giorni di una scuola che non potrà far votare i propri ragazzi perché saranno in gita. Il Tenka, sì. Va in gita proprio quei giorni, i neo diciottenni, anzi, sì. Che tra parentesi, anche voi avete 18 anni, prima volta che votate anche voi. Sì, allora, dalle elezioni politiche, sì, politiche. Abbiamo avuto la possibilità di votare per il referendum, poi sì. Singola scelta però personale. Politiche regionali, prima volta prima anche volta, per voi. Sì, certo. Quindi certo. Un momento sì, importante, sì. Ecco, quindi non c'è neanche da mettervi nei panni di, siete nei stessi panni, sì, dei vostri colleghi, ma dei vostri compagni del Tenka. Che per fortuna però, leggendo stamattina, il preside è riuscito a far cambiare le date della gita e quindi a posticipare la gita e quindi riusciranno a votare. No, quindi per fortuna tutto si risolve. Finalmente si risolve. Si risolvono le cose. Sicuramente l'avrei vissuta molto male. Io personalmente poi capisco che purtroppo da un certo punto di vista molti ragazzi non siano interessati, non si interessino, però io l'avrei vissuta veramente male perché... È stato male, come in realtà anche questa volta si è cercato di dare però colpa alla politica. È stato bello quello, no? Dicendo la gita dovevamo scegliere prima, i politici hanno scelto di votare, l'hanno scelto dopo, no. E anche stavolta è un po' la colpa del di piove il governo Lado, sempre che si finisce poi alla fine, no? Quando dicevo appunto a chi si rivolge Milano Attiva, però nel senso, chi può anche entrare a far parte e darvi una mano all'interno di Milano Attiva? All'interno di Milano Attiva può entrare qualsiasi studente che va dal range di età dalla prima superiore alla quinta superiore, e all'interno si troverà, noi abbiamo la possibilità anche di tesserarsi, quindi la possibilità di entrare pienamente nel vivo dell'associazione per far sì che quando organizziamo assemblee o vari eventi anche di solo gestione dell'associazione tutti possano partecipare in modo sereno. Quindi noi ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi delle scuole superiori, tutti possono entrare, ovviamente poi ci saranno i rappresentanti di istituto, i rappresentanti di consulta, che poi noi organizzando delle varie commissioni all'interno dell'associazione si ritroveranno anche più volte per parlare di tematiche. E quali sono le discussioni calde in questo momento all'interno delle vostre commissioni? In realtà... tantissime. Fra i giovani, ecco, un tema che probabilmente è trattato poco è proprio la questione dell'istruzione di quella fascia di età che va appunto dai, possiamo dire anche le medie, non so, dagli 11 circa fino ai 18 anni, 19 anni, nel senso che le volte in cui si parla di istruzione, che già sono poche, spesso si parla di università, forse anche per una questione pratica proprio di ritorno elettorale, forse, non so, per un poco interesse, però questo è un tema che andrebbe valorizzato.
Dopodiché gli altri sono più o meno i temi della campagna elettorale, si segue un po' il flusso, si parla di immigrazione, si può parlare... Mi viene di parlare che di scuola, no? Se ne parla solo quando poi c'è da parlare di architettura, nel senso quando esatto, si parla di esatto, tetti o controtetti, esatto, controsoffitti che cadono, cose del genere. Quali sono invece secondo voi i temi, su Milano soprattutto, che invece bisognerebbe portare alla ribalta e che magari appunto quelli come noi, i giornalisti e le altre testate giornalistiche, ignorano invece dovrebbero dare spazio? Beh, considerando anche all'interno delle scuole, noi stiamo sottovalutando un vero problema, che è quello, un esempio concreto è quello anche della violenza di genere. Noi stiamo non all'interno delle scuole, all'interno sì, delle scuole, noi stiamo sottovalutando questo fenomeno, perché dobbiamo considerare che le persone, gli uomini, quando arrivano a 50 anni sono passati tutti dalla scuola superiore. Se noi riusciamo a fare sensibilizzazione all'interno delle scuole e portare avanti i temi come l'abbiamo fatto all'interno della nostra cogestione, all'interno delle nostre cogestioni, i temi di violenza di genere, portando esempi come Casa Cadmi, la casa delle donne maltrattate che danno il domicilio falso per far sì che le donne vengano protette, quindi le proteggono loro, o anche movimenti femministi come Non Una di Meno. Dunque, questa qua è una tematica molto importante che stiamo affrontando, sì, oltre anche il cyberbullismo, il bullismo, cose e anche le grandi tematiche, diciamo, dei diritti civili in generale civili. Proprio ci mettiamo in prima persona su queste cose. E poi un altro appunto argomento che forse meriterebbe di essere trattato, come dicevo prima, è proprio la formazione, ecco, del sistema scolastico. Non se ne parla praticamente mai, ovvero questo sistema scolastico attualmente in Italia, riforma gentile, dice, ha senso o dovrebbe ma essere lo scolastico parla, cioè, della riforma elementare, esatto, sì, sì, o andrebbe, esatto, andrebbe okay, snellito. Ogni governo ci mette mano e poi però non sembra che non si cambi mai sì, nulla, no? Non, sì, forse cioè che non si mette mano al sistema, cioè si tiene appunto sì, la base, si cambiano, bisognerebbe esatto, insomma. Sì, si lavora sulla superficie ma non sul vero problema di fondo. Voi avete già avete una proposta, avete scritto in questi anni io sogno cui... da europeista sì? Sogno la possibilità di avere un sistema unico di istruzione a livello europeo dove si mantengano ovviamente le proprie tradizioni culturali, quindi quando quella della lingua, della storia, ma a livello delle materie scientifiche, unirle a modo europeo per far sì anche di che ci siano più scambi degli studenti, in modo tale che lo studente va in Francia, non si perde nulla, torna in Italia, queste possibilità ancora di più quindi di scambio. Come c'è un Erasmus che può rendere possibile esatto, che le università sono mai più, esatto, farlo sempre di più anche a livello. Esatto. So che c'è un progetto europeo. Sì, sì, a sì, 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 però dici sì, complicato perché poi ti ritrovi in un sistema diverso. Esatto, okay, quella può essere esatto, una soluzione. Un'altra soluzione che invece dipende dai singoli stati, in particolare dal nostro in questo momento, sarebbe appunto avvicinarsi individualmente e spontaneamente a quello che è il sistema un pochino più internazionale. Mi viene a pensare all'IB, ma tanti sistemi in Europa e anche all'estero che sono magari un pochino... L'IB, scusa per gli ignoranti, come... Sì, no, è baccalaureato internazionale, un sistema che usano per esempio alcune scuole americane. Ok. Generale in Europa che proprio si suddivide in maniera diversa il ciclo sì, scolastico. Sì, probabilmente okay, si hanno meno materie, dopo un tot di anni il percorso si specializza di più okay, in modo tale da avvicinare più i giovani a quello che è poi il mondo universitario, e poi da quello che è il mondo universitario avvicinarli di più a quello che è il mondo del lavoro. In Italia si fa fatica, i giovani fanno fatica a trovare lavoro anche per quello. Anche per quello. Finanziando in modo strutturato e assoluto l'uscita dei ragazzi dagli istituti professionali e tecnici, perché certo, in Italia sono sempre molto sottovalutati questi due sì, indirizzi, dove invece ad esempio in Germania, quando uno ci sono dei veri e propri percorsi per questi ragazzi, anche perché senza idraulico, senza elettricista, senza informatico noi come potremmo vivere? Invece in Italia chi fa questo sembra sempre quello meno istruito, quello che non aveva voglia di fare. Sì, non aveva voglia di fare. No, invece bisognerebbe spingere molto su queste due realtà che sono sempre di più in questo criticate, senso forse un'abolizione del valore, no, del titolo di studio può avere un senso, nel senso non bisogna necessariamente, io poi andrò all'università perché ho interesse a continuare gli studi, ma secondo me è sbagliato vivere come obbligatorio andare all'università, bisogna secondo me i giovani devono sentirsi
liberi di poter scegliere il loro percorso senza poi essere discriminati perché non avevano voglia di studiare, non avevano voglia di fare. E poi questo appunto è deleterio anche proprio per il mercato del lavoro in sé. Ecco, voi siete un osservatorio privilegiato sulla visione appunto degli studenti e dello scenario degli studenti milanesi, soprattutto in questo momento. E vi chiedo, qual è invece lo scenario dei giovani studenti milanesi in correlazione con la politica? Appunto, abbiamo parlato di politica prima, quindi, cioè, è così vero che ormai è questa generazione completamente senza idoli né eroi né ideologie, completamente allo sbando, oppure c'è qualcosa di diverso? Ma secondo me è interessante notare un po' la differenza che corre per esempio fra Milano e una città come Roma. Ho notato negli ultimi periodi che a Roma, avendo dei problemi che sono oggettivamente magari più evidenti, più grandi di quelli che sono i problemi di Milano, che ricordiamo comunque non è perfetta, però generalmente si vive abbastanza bene, questo ha avvicinato i ragazzi ad avvicinarsi appunto alla politica, perché vedevano un problema che li colpiva nel concreto e quindi hanno cominciato a capire che la soluzione non era stare fermi, lamentarsi e continuare a dire come vivo male, appunto governo ladro eccetera, ma provare a cambiare le cose in prima persona, provare a mobilitarsi in prima persona. Questo a Milano forse accade un po' meno, perché appunto non... A Milano è molto strutturata, no? A Milano troviamo da una parte l'estrema sinistra, quindi parliamo dei collettivi, parliamo dei centri sociali, parliamo di realtà in cui è radicato il sentimento, quello di sinistra, quello di anarchia, quello di ripudiare l'istituzione. Dall'altra parte blocco studentesco, che è una realtà fascista che si rifà agli ideali di Casa Pound e Forza Nuova, sono gli stessi che all'interno delle scuole creano problematiche come il liceo Parini, come il Berché, l'ultimo attacco al Berché durante la notte dei licei aperti. Dunque in realtà ad esempio quella di blocco studentesco preoccupanti, perché sempre di più un avanzare, sempre di più coinvolgere i ragazzi e non si riescono a trattenere queste persone. Poi sono state elette come rappresentanti di istituto in varie scuole di Milano, senza parlare della consulta provinciale dove c'è proprio un covo di ragazzi di blocco studentesco. Come dire, insomma, se cercate di farvi amici dappertutto voi. Esatto, no, giustamente, cerchiamo, cioè, stando, sì. Essendo equidistanti, cercate amici da tutte le esatto, parti. Esatto, stando... questa voglia però appunto di estremismo da parte dei ragazzi forse non è dovuta semplicemente al fatto di essere appunto giovani. È un fattore... Oppure invece è che ormai arriva una risposta solo da quelle frange. Molte volte è anche un fattore di mala informazione. Vivendo in un'epoca di fake news, si parla sempre di queste fake news, ma non ci si cerca mai di mettersi dall'altra parte. Un ragazzo che non riesce a ricevere un'informazione pulita, un'informazione oggettiva, e stando tutto il giorno sui social network, che possono essere Facebook, appena li passa la prima cosa del marito della Boldrini, che poverino ormai è sempre sui notiziari perché è sempre presa d'assalto, una cosa assurda. Leggono la foto con il cugino della Boldrini, è stato assunto lì, questi qui non avendo mai sentito un'informazione ci credono anche a queste cose. Quindi c'è il sentimento dell'essere giovani, quindi essere estremisti, l'essere differenti, ribelli, no? Però c'è anche il vero problema della mala informazione. E poi forse non è soltanto un problema, chiamiamolo problema, comunque una peculiarità dei giovani interessarsi al voto cosiddetto estremista, ma c'è anche una certa responsabilità, possiamo dire, da parte di alcuni partiti, nel senso che se c'è questo interesse per il voto estremista da parte dei giovani, forse anche perché i partiti che si interessano maggiormente ai giovani che sono partiti estremisti. E poi si estremizza, quindi, anche il dibattito politico si estremizza. Sì, è un circolo vizioso. Non ci sono forse più appunto i due blocchi, no? Quello rosso e quello nero, ma sì, ci sono forse più, però effettivamente il dibattito è forse più estremo. Sì. Estremizzato, sì, diciamo che adesso la tematica è più, potremmo dire, aperto, chiuso, piuttosto progressismo, conservatorismo. Sì, fluido, qualcuno ha definito. Sì, sì, liquido. Chi liquido, chi meno liquido, chi di nazione, chi di meno. Esatto. Però quello staremo a vedere.
Ricordiamo però una cosa importante, il 23 febbraio che cosa avete in programma? Ricordiamolo che si è collegato solo in questo momento, che sono i tanti. Il 23 febbraio porteremo all'interno di una scuola, adesso stiamo ancora sondando, domani a Milano sicuramente. I candidati alla regione Lombardia che si rifanno alle liste, quindi magari capolista di Milano, città metropolitana, quindi il seggio allargato, esatto. Del Partito Democratico abbiamo già la conferma di Pietro Bussolati, che è capolista del PD in questo seggio. Adesso stiamo sondando le altre alternative, sono che ci saranno, sono l'EU, sono Liberi Uguali, sono 5 Stelle, il centrodestra come coalizione, quindi ci sarà Lega probabilmente o Forza Italia. Il 20 febbraio con tematiche solo e giovanile. Sarà aperto solo ai ragazzi, ai ragazzi delle scuole delle superiori, scuole giusto? Sì, sì, si affronta anche i ragazzi in generale, i ragazzi. I giovani, perché quelli, si affronteranno come tematiche giovanili chiusi fuori. Comunque sì, tematiche sarà principalmente tematiche giovanili. Giovanili, esatto. Cos'altro avete in programma per il prossimo futuro, che vi piacerebbe mettere in atto nel prossimo futuro? Appunto, come abbiamo detto, in realtà poi in questo periodo, soprattutto periodo di autogestione e cogestione, stiamo organizzando tanti corsi, veramente tanti corsi, tante lezioni, tanti incontri nelle scuole, e da qui fino a metà marzo praticamente siamo pienissimi di eventi di questo tipo. Sì. Dove si possono vedere? Dateci un po' le coordinate su come fare a seguirvi allora. Allora, tramite la nostra pagina Facebook Milano Attiva, tramite anche il nostro canale Instagram, sempre Milano Attiva, e i due canali ufficiali dove mettiamo le nostre notizie sono un po' questi due. Diciamo che Facebook è dove teniamo più aggiornati e facciamo uscire di più i nostri eventi. E beh sì, poi esatto, se nel caso qualcuno fosse interessato a entrare, cominciare a entrare in associazione, a tesserarsi, può benissimo scrivere sia la pagina Facebook non che la pagina Instagram. Non capisco niente di politica, mi ha sempre interessato ma non ci capisco niente. Ho uno spazio all'interno di Milano Attiva oppure devo già sapere, devo arrivare con almeno un giornale sotto il braccio per discutere niente. Dell'ultimo editoriale. Sei benvenuto, come sono benvenuti anche i ragazzi che magari sanno di politica. All'interno dell'associazione sono veramente benvenuti tutti, qualsiasi studente e non anzi, studente, anche perché dobbiamo considerare il fatto che la regione Lombardia, ma anche a livello nazionale, abbiamo un grandissimo numero di ragazzi che non riescono ad arrivare neanche al quinto anno di scuola superiore. E questo qui è un dato preoccupante che si tende un po' a sottovalutare, ma è sempre in crescente aumento. C'è un altro numero di dispersione scolastica in Lombardia. Sì. E anzi, ricollegandomi anche al discorso che facevamo prima, in realtà è più probabile che un ragazzo magari non sappia tutte le novità della politica, soprattutto all'interno di Milano, tutte le vicissitudini, no, che accadono, e appunto meglio partecipare a Milano Attiva con uno spirito del genere, no? Assolutamente senza pregiudizi, perché si ha poi la possibilità di venire a conoscenza di questi fatti senza dover essere influenzati come accadrebbe, non so, in un partito, generalmente una giovane di partito, in un collettivo anche di una scuola. Dicevo, tutto circondato però da gente che magari pensa anche a volte diversamente. Anche diversamente. Esatto. Diverso. Infatti noi vogliamo dare proprio lo strumento per far sì che il ragazzo si faccia una propria opinione e pensiero su un determinato argomento. L'età media dei vostri compagni di avventura? Età media direi sui 16-17. E voi siete già grandicelli voi. Sì, due. Siamo fra poco lasceremo Milano Attiva. Esatto. Però abbiamo già dei ragazzi ottimi che potranno prendere in mano l'associazione. Perfetto, allora ragazzi, io vi ringrazio tantissimo, siamo in chiusura. Ricordiamo il 23 febbraio questo dibattito sulle elezioni regionali con i candidati consiglieri regionali dei vari dei maggiori schieramenti, sì, appunto, che si presentano a queste elezioni. Un dibattito che parlerà e verterà soprattutto sui temi della scuola, delle scuole superiori, dei giovani. E insomma, invitiamo i giovani ad andarci, appunto, sono proprio loro a partecipare che devono andare e insomma, ascoltare un po' quali sono le varie proposte che vanno fatte direttamente per i loro, per le loro istanze.
23 febbraio, luogo non ancora definito, però lo scriveremo prestissimo, tra domani sulla pagina Facebook, cercheremo anche noi di dare allora magari in seguito a questa diretta sotto nei commenti, tanto la potete vedere anche domani, quindi esatto, metteremo quando e dove verrà fatto precisamente il dibattito. Comunque appunto già nei commenti ho visto c'è la pagina Facebook di Milano Attiva, quindi potete andare lì e rimanere aggiornati, così non perdete mai niente. Io davvero ringrazio molto Federico Bedori, presidente di Milano Attiva, e Antonio Sartori, tesoriere di Milano Attiva. Spero di vedervi presto. Davvero grazie, complimenti per il lavoro e in bocca al lupo. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Good Morning Milano torna domani mattina. Domani martedì si parla di periferie, Focus Periferie insieme alla consulta Periferie Milano. Oggi pomeriggio ore 18 invece l'appuntamento con l'informazione di Milano All News, sempre qui in diretta per raccontarvi i fatti principali di Milano e della città metropolitana. Grazie mille, arrivederci e a presto.